On Sunday the 27th of June, the space dedicated to the Puglia region in the Italy Mosaic of Culture exhibition was officially opened, and it was attended by Nikki Vendola. The exhibition focuses on renewable energy, the region's specialising sector. Vendola gave a fascinating interview, highlighting the importance of sustainable consumption for the protection of the planet and of the relationship between Italy and China. Ci aspettiamo di imparare e di imparare a non aver paura della globalizzazione. Ci aspettiamo di vivere questo immenso straordinario mercato, questo immenso straordinario paese che è la Cina, come uno stimolo formidabile a sprovincializzarci, a crescere nella capacità di internazionalizzare i nostri sistemi produttivi e essere capaci di esportare quello che noi sappiamo fare e anche di raccontare di una Puglia che vuole che il mondo possa venire da noi, possa incontrarci. In Puglia, sul tema delle energie rinnovabili che noi abbiamo portato come unica regione italiana, come il nostro tema, la nostra genialità qui all'Esposizione Universale di Shanghai, ma accanto all'energia rinnovabile, cioè all'energia del vento, del sole e alla sua versatilità, anche il tema del controllo e della depurazione delle risorse idriche, il tema del futuro, l'acqua, e poi ancora la gestione di sistemi complessi che meritano una straordinaria finezza di conoscenza delle materie ambientali, cioè l'idea che ecologia ed economia debbano incontrarsi perché altrimenti il mondo va verso una deriva. Riflettere autocriticamente sulle forme dello sviluppo, sul loro limite e anche sulle ferite che queste forme hanno inferto agli ecosistemi, per porci il problema della nostra responsabilità di fronte ai dilemmi di questa nuova stagione del mondo, così carica di inquietudine, così carica anche di angosce millenaristiche, ci siamo posti il problema di inventare una industria della bellezza. Pensiamo che questo sia un modo di stare nel mondo, senza provincialismo, senza paura di confrontarci con le altre culture, con la voglia di imparare dagli altri e di portare il dono di quello che noi sappiamo fare.